Ciao a tutti! Con questo video inizia una serie di appuntamenti in cui si affronteranno le linee di basso di un musicista che ha, diciamo, scritto un po' la storia del bassismo in Italia. Sto parlando di Faso. Nicola Fasani, detto Faso, è sicuramente uno dei bassisti italiani più famosi e influenti. Personalmente sono cresciuto ascoltando la musica degli Elio Stretese e cercando di imitare il nostro baffista. Oggi affrontiamo la linea di basso contenuta nel primo brano del primo disco degli Eli, praticamente il micidiale riff di Slap del ritornello di John Holmes. Quella parte del brano è in 13 ottavi, che è un tempo poco intuitivo. Personalmente preferisco pensarlo come un 4 quarti più un 5 ottavi. Ad ogni modo è ancora più facile memorizzare la linea così com'è. In questo modo anche un tempo strano come il 13 ottavi suonerà in modo fluido. Il riff è abbastanza semplice. La, sol, fa, ottava, sol, ottava, mi, sol, la. Ancora. Mi, do, la. Ok. E le note suonate con i pollici devono essere ben puntate, mentre le note strappate durano tutto l'ottavo. E adesso la proviamo a diverse velocità di metronomo. Il mio consiglio è provatela lentamente fino a meccanizzare tutti i movimenti e poi attaccate il disco e ci suonate dietro. Se all'inizio fate fatica, su YouTube c'è la possibilità di rallentare il brano del 50% o del 75%. E visto che ci siete, suonatela tutta senza cercare partiture o tablature, cercate di tirarla giù a orecchio perché è un ottimo esercizio anche quello. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete. Se volete essere aggiornati sulle mie recensioni e sulla mia didattica, vi invito a iscrivervi alla mia pagina YouTube e a seguirmi sui vari social. Scherzavano per le dimensioni del mio pene ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone, sì, perché il pene mi dà il pane, son diventato un grande attore e benché schiavo dell'amore mi son comprato una moto e ora sono schiavo della moto, non faccio più moto, infatti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto perché sono muto e se vedrete il filmato sicuramente converrete con noi che questa è verità. Non parlo perché son rapito e poi in faccia non son mai inquadrato, però dal pubblico son venerato e ora sono diventato un mito, ho rilanciato il film muto perché sono muto e se fossi stato cieco avrei lanciato il film cieco. E se fossi stato un po', avrei lanciato il film. Dico che faccio film.